Ma io sento che è acceso una radio, qualcosa. Good evening, everybody. It's a pleasure to open this session of this conference about Grazia Deledda, the end of the 19th century. A great writer, Brunetière, wrote a very interesting article, a very interesting essay about the defeat of positivism. And among the writers he quoted, there was D'Annunzio, there was Fogazzaro, and then Grazia Deledda. Deledda was considered a sort of leader of a new kind of literature. So it's interesting because in Deledda the opposite meet, intertwine, the local and the global, the past and the present, the tradition and the innovation. And I think that these days are really crucial to show how much Deledda can be alive, not only in Italy, but in the world, and particularly in the United States. Now it's my pleasure to introduce and to welcome our Consul General, Fabrizio Di Michele. Please welcome. Buonasera, buonasera a tutti. It's a pleasure for me to open this second part together with the director of the Cultural Institute, Professor Finotti, of this two-day seminars devoted to Grazia Deledda. And I want to thank, as of now, the committee for the 150 years of Grazia Deledda with Dr. Moroni and Valeria Orani for her contribution in preparing these 2 days. I have to say, honestly, that I very well know that Grazia Deledda was a Nobel Prize, the first female Nobel Prize for Italy, I think second altogether in 1926. And probably, as of today, she was the only Italian writer, actually, to get the Nobel Prize for Literature, because all the other names were poets or playwright, drammaturghi, right? And yet, I don't recall Grazia Deledda in my education as a key figure of Italian literature. And so I've been asking myself why, and I've been reading a lot in the past, this past day about Grazia Deledda, and I came to realize that it was very difficult, still very difficult, to identify Grazia Deledda with anything, maybe anything but Sardinia, because of her strong bond with her land, which was a key topic of her writings. But the reality is that it has always been very difficult to define air. As Fabio was saying, maybe it took a very long time to be seen as one of the greatest interpreters of Italian literature over the last century. And though the Nobel Prize realized it very soon, in a way, and realized that her message, though very strongly rooted in Sardinia, was very universal. And it's very interesting that in these 2 days, the focus will be on her, let's say, social sensibility, her closeness to the outcast, people on the margins, of Sardinian society, which is probably what made her message so universal since the beginning, and what explains the notion of revolutionary. But we'll learn much more about it with the discussion we have ahead of us. So I want to really thank the organizers of this seminar, because I think it was high time also to bring to the United States a new awareness and highlight the legacy of Grazia Deledda, not only for the Italian literature, but I would say for international literature. Thank you very much all for being here.
Good evening, everybody. I apologize, but I speak Italian because my English is not very fluently. Grazie davvero tutti per essere qua. Mi tocca, per non fare lo stesso discorso che ho già fatto ieri, questa mattina, fare un po' un bilancio di questa trasferta newyorkese, inserendo le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, che, questo lo devo dire, lo devo ripetere, abbiamo voluto non confinate in Sardegna, in Italia, in Europa, abbiamo voluto aprire al mondo perché questa grande scrittrice possa essere riletta, rivalutata, riattualizzata. Noi l'abbiamo definita una donna dei nostri tempi, con tutto quello che questo implica. Finita questa trasferta, il giorno dopo il comitato partirà per il Qatar. Si va a parlare di una donna scrittrice, emancipata 100 anni fa, in un terreno che sarà meno fertile di questo, ma la nostra testimonianza, la nostra volontà di portare universalità a questo messaggio non si deve fermare, anche di fronte a contesti culturali che ancora non hanno il nostro stesso sistema di valori o non danno alla donna lo stesso ruolo che fortunatamente nella nostra società ha faticosamente conquistato e speriamo possa sempre di più consolidare. Mi preme dire che il grosso investimento che la Regione Autonoma della Sardegna sta facendo sulla cultura e sull'internazionalizzazione della cultura ha un disegno che è molteplice. Qui, oggi, ieri abbiamo celebrato Grazia Deledda e abbiamo intenzione di non finire qui, di dare continuità anche fuori dalle celebrazioni e anche con il termine del comitato. Ma la Sardegna investe su tantissime altre cose per quel che riguarda la cultura. Questa trasferta, permettetemi di dirlo, e ringrazio il console Di Michele che già nell'aprile scorso si è fatto parte attiva per darci una mano per un'altra iniziativa culturale legata all'istruzione. Noi abbiamo mandato qua, negli Stati Uniti, quest'estate 65 ragazzi a fare un'esperienza di studio per 3 settimane. Alcuni di questi alla Scuola d'Italia di New York, altri a Washington, a Georgetown e altri ancora in Florida, a Boca Raton. È un'esperienza che questi ragazzi certamente non dimenticheranno mai, che li ha fatti crescere come studenti e come uomini e donne. Saremo nel 2023 per tante volte a New York. Saremo ad aprile alla Columbia University per una conferenza sull'antica città di Tarros. Saremo da maggio a dicembre al Metropolitan Museum con una mostra temporanea sui giganti di Monteprama. Saremo ancora qui a settembre per un convegno scientifico ancora organizzato dal Metropolitan Museum e siamo certi che anche col Consolato e con l'Istituto di Cultura in quel periodo riusciremo a fare delle cose importanti. È uno sforzo collettivo che stiamo facendo per cercare di dire che nel 2022, nella crescita socio-economica della nostra società, anche di una regione che sconta alcuni svantaggi che sono storici, non c'è solo il mare, non c'è solo il cemento, non c'è solo il tentativo di accreditarsi come una terra dove ci si può venire a riposare o a fare delle vacanze scintillanti, ma è anche un luogo di cultura, un luogo che ha una storia antica, che affonda le radici in centinaia di migliaia di anni fa, e abbiamo la possibilità di dire che questa storia così grande, la civiltà nuragica, Monteprama, tutto quel che è venuto dopo, ha avuto nel XX secolo delle persone che sono state capaci di raccogliere quel testimone e di portare alto il nome della Sardegna. Questo è il disegno complessivo dentro il quale è inserita anche questa celebrazione. Abbiamo voluto qui con noi dei testimonial di eccezione, da professori universitari che hanno fatto della loro vita una continua ricerca, anche e soprattutto su Grazia Deledda, delle altre ricercatrici che si sono distinte nello stesso campo, un giovanissimo studente universitario che ha già vinto il premio Campiello Giovani e che si distingue a sua volta per la curiosità e per la voglia di testimoniare la vitalità dei giovani sardi. Insomma, c'è un qualcosa che si muove, speriamo che col vostro aiuto e con anche la possibilità di scambiarci le esperienze, questa
continua ricerca possa andare avanti. Grazie ancora a tutti. Now we start with the first speech, Ilaria Mugianu. Second. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io procedo direttamente alla lettura, così seguo il ritmo. Della... Bene. Così? Ok, perfetto. Il sogno confuso della fanciulla era già illuminato da un desiderio, oltre che di purezza, di cose grandi, al di sopra delle difficoltà quotidiane. E le sembrava davvero, riprendendo a salire il sentiero tra le felci e le chine già morbide di Capelvenere e di sottilissime erbe di montagna, all'ombra dei grandi elci patriarcali, di evadere dal suo piccolo e ritrovarsi tra i giganti che vivono alti, solo quasi sotto il cielo, compagni dei venti, del sole e degli altri. Questo sentimento di pienezza e di esaltazione, che è già nitido nella giovanissima Cosima Grazia, a un prezzo e uno stile ben delineati nei pensieri dell'ambiziosa post-adolescente, cioè ordire una fitta trama di rapporti con le persone giuste e in modo adeguato. In che modo? Nella Nuoro di fine Ottocento, in un periodo storico in cui le poste ormai funzionavano molto bene, si sviluppò enormemente la scrittura epistolare e a scrivere erano anche molte donne di svariati ceti sociali in una pratica che diventò quasi quotidiana. I numerosi epistolari rimastici sono importanti anche per la storia delle donne, che vi si dimostrano spesso più autonome di quanto si potesse pensare, e sono documenti importanti che si offrono utilmente anche allo studio linguistico, oltre che antropologico e psicologico. La fitta rete di carteggi di carattere sentimentale che costellano buona parte della carriera di Grazia Deledda appaiono senza dubbio piuttosto arditi per le categorie sociali dell'epoca, ma del tutto imprescindibili e funzionali ai piani di gloria della scrittrice. Tanti sono i sofismi che nel tempo dovrà formulare affinché le sue azioni appaiano socialmente lecite o quantomeno plausibili. Tra la meraviglia delle sue colleghe letterate, in un articolo sulla donna sarda per la rivista Natura e Arte di Angelo De Gubernatis, Grazia Deledda aveva spiegato che in Sardegna non suscitava scandalo che i fidanzati avessero rapporti sessuali e addirittura convivessero prima di essere sposati. Evidente una continua ricerca di legittimazione sotto il profilo morale al proprio agire pratico e al contenuto dei testi squisitamente letterari. Sono gli anni in cui in Sardegna si muove l'ingiustamente dimenticata figura dell'esploratrice americana Ellen Rose Gills, antropologa eclettica di Filadelfia, crudelmente assassinata in terra sarda a causa della propria autodeterminazione, al centro di uno spinoso cold case dolosamente caduto nell'oblio. Ancora gli studi non ci permettono di capire se queste due donne straordinariamente simili nel modus operandi e nella passione vitale per la propria arte si siano mai incontrate. Certamente lo hanno fatto nella comune vocazione alla libertà. Il radicamento oggettuale del sovrapporsi di rapporti epistolari del tutto identici, si badi bene, ma con uomini diversi, non è l'espressione di una bulimia affettiva, la matrice complessa di questa danza di rapporti umani, questa costruzione meticolosa di relazioni improntate alla promessa di un erotismo proibito, non scaturiscono riduttivamente dalla dimensione psicologica dell'autrice. Non si tratta appena di un conflitto mimetico fortemente indirizzato a un desiderio di modernità o un banale sentimento di etnocentrismo. Scriverà a Stanis Manca, uno dei suoi bersagli anfitrionici d'elezione. È vero, abbiamo anche noi i nostri orribili difetti, fra i quali non ultimo quello di scrivere lettere come la presente a uomini che non conosciamo, il che è un orrore per le altre donne. Ma chi ci condannerà?
Siamo tutti figli di una stessa madre, l'arte, e tra i fratelli i complimenti sono più orrendi ancora della franchezza. Ciò che anima Grazia Deledda è la necessità di un progresso sociale non limitatamente privato, che tuttavia segue e segna inevitabilmente il paradigma personale. Il forte universo simbolico di Deledda è costituito dall'insieme dei significati che attribuiscono un senso alla cultura, alla società, alla religione, a ogni dimensione umana, che siano ispirati al misconoscimento di un certo processo vittimario del popolo sardo e che al contrario siano diretti alla magnificazione delle qualità personali e di demos che possano portare all'obiettivo, avere una voce come performer culturale, come popolo appunto. Il desiderio più grande è che le due dimensioni coincidano nel suo operato, è questo sentimento che le farà giurare a soli 15 anni che avrebbe varcato il mare alla ricerca di un'aria meno asfittica e opprimente del perimetro nuorese, e a neanche 20 anni vergare all'indirizzo di Emilio Treves, tra i più noti editori italiani. Avrò tra poco 20 anni, a 30 anni devo aver raggiunto il mio sogno radioso, quale quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Sono giovane, ho tanti sogni, anzi ho un sogno solo, grande, ed è di illustrare un paese sconosciuto che amo immensamente, la mia Sardegna. Per Grazia, sogno è il nome poetico di progetto, la sua vita di fanciulla è la sommatoria di tasselli progettuali. Adotta, vita natural durante, una politica razionale e pratica, non è una sognatrice sentimentale, ha piuttosto dei programmi ben definiti, in cui l'amore e l'erotismo sono frutto di volontà funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Espressione del suo animo, faticosamente responsabile, è l'iperlavoro epistolare dell'anno 1892, un anno significativo in seno alla circolarità del nostro ragionamento, perché questo è l'anno in cui muore il padre, Giovanni Antonio Deledda. Non è da ritenersi un caso il fatto che da questo momento, in cui alla ventenne barbaricina viene a mancare una delle più importanti figure di riferimento, dal punto di vista sia affettivo che materiale, la rete di relazioni epistolari con uomini di potere a vario titolo diviene progressivamente assai affollata. E questa dinamica, invero, ha niente a che vedere con l'ingranaggio psicanalitico del transfer paterno di genesi freudiana, quanto con la costruzione di un'architettura psicologica in cui sopravvivenza e ambizione si avvicendano con perizia funambolica. E infatti nell'anno 1892 che Deledda, con infallibile intuito, individua Angelo de Gubernatis come pigmalione privilegiato per via delle sue numerose amicizie. Il conte fu una figura di primo piano nel mondo culturale romano. Era etnologo, orientalista, linguista, storico della letteratura e ideatore dell'insegnamento di tradizioni popolari, nonché docente di letteratura italiana nella prestigiosa Università La Sapienza a Roma. Una volta riuscita con grande fatica a sposarsi, nonostante l'età avanzata, Deledda sospende repentinamente l'intenso rapporto epistolare con il prestigioso interlocutore, atteggiamento che porterà De Gubernatis ad annotare. Cerca il marito più che non avesse l'aria. Di quattro suoi creduti fidanzati mi parlò Stanislao Manca, il volgarissimo cronista della Tribuna, il giovane poeta dialettale Giovanni De Nava, il maestro Andrea Pirode e un avvocato di Nuoro, ma con nessuno combinò. Le parole dell'intellettuale non sono prive di una certa punta polemica, manifesta di aver ben intuito l'intendimento di Grazia di mettere a sistema conoscenze e relazioni per reificare un obiettivo più grande che non verte semplicemente ad appagare un certo narcisismo. Se comparassimo e considerassimo in ordine cronologico le lettere ai diversi destinatari, noteremmo che esse si sovrappongono perfettamente, conferendo all'exit strategy di Deledda una straordinaria dimensione teatrale. Le missive seguono invariabilmente lo stesso schema. Tenta un approccio esageratamente erotico. Se una di queste notti, mentre tu scrivi, io ti apparissi davvero con la mia faccia pallida e col mio vestito nero, cosa faresti tu? A Stanis Manca. Precisa che si sta parlando con una signorina di buona famiglia. Bisogna però pensare che questo non accadrà mai, in riferimento alle fantasie esplicite. Cerca di far ingelosire l'interlocutore descrivendo simmetriche proferte matrimoniali nel tentativo di farlo capitolare. O devo io dunque maritarmi? Devo dunque spezzare il mio cuore e dare l'addio al primo, al mio ultimo, al mio strano amore, ad esempio? Chiede solo a fine lettera una qualche attenzione professionale o un endorsement editoriale. Tutto questo senza soluzione di continuità tra un interlocutore e l'altro. Assai evocativa è la lettera indirizzata al nuorese Pietro Ganga. Io amo e sono riamata da un giovane di alta intelligenza e di cuore squisito che è qui, ma col quale ci conosciamo da molto. Ma sei cose ci dividono per ora, e la vita è di chi sa afferrarla, anche spezzandosi il cuore.
Così forse per l'avvenire mio e anche un po' per quello di mie sorelle, io sposerò il segretario di intendenza, 4.000 lire di stipendio ricco di casa sua, e diverrò una signora alla moda, elegante e corteggiata. In una sola lettera racconta di ben due contendenti a poche settimane dal matrimonio, liquidando con pochi tratti d'ordinanza una figura dalla biografia tanto controversa come quella di Grazia Deledda, si rischia paradossalmente di attribuire un'etichetta ingenerosa a colei che patisce l'indefinibilità letteraria, l'inclassificabilità che troppo a lungo ne ha determinato l'allontanamento dei programmi scolastici italiani. Troppa critica ne ha preso i tratti esteriori senza curarsi della vocazione biografica di conformista ribelle, se ci è concesso l'ossimoro. Il mantra familiare dell'impossibilità al matrimonio, lo stigma sociale a causa della propria arte, costantemente ripetuto da madre e parenti femminili, assieme alla perdita precoce della verginità, induce nell'autrice la necessità di inventare ex nihilo una porzione di desiderabilità assimilabile alla retta condotta morale. Il successo, la gloria, la popolarità, che passi attraverso la filantropia nei riguardi del proprio popolo, ma la conferma del giudizio sociale sulla donna errante che impedisce un rapporto non regolato all'interno della comunità continua ad essere inflessibile. Grazia faticherà a trovare l'atteggiamento responsivo complementare al suo bisogno di accudimento in Palmiro Madesani, che riuscirà a sposare a 30 anni d'età, non pochi per una donna dell'epoca. Forte il giudizio delle donne, nonostante Grazia faccia molto anche per le sue detrattrici, attraverso l'esperanto della libertà di confronto con più uomini, finendo con il creare di fatto un vero e proprio welfare emotivo in termini di libertà sociale, che si spinge fino all'impegno politico di prima donna italiana candidata al Parlamento. Io non ho mai voluto associarmi a certe manifestazioni del femminismo moderno, ci sono però tante cose di cui una donna saprebbe parlare meglio di tanti uomini. C'è tutta la legislazione del lavoro femminile e quella del lavoro dei bambini da rifare, anzi da fare. Una legislazione che dovrebbe essere politica ed educativa e intorno alla quale mancano agli uomini troppi elementi di fatto per poter far cosa utile. E manca loro, soprattutto, un'altra cosa essenziale, il sentimento profondo, intimo, innato della protezione che la società deve alle giovinette, ai bambini, alle donne povere, affaticate dalla maternità. Il sentimento pietoso di queste creature deboli, le quali sono pure per la società un così importante elemento di forza futura. Bisogna essere madri, bisogna essere state giovinette inesperte e insidiate, come tutte più o meno lo sono, per capire non solo la santità morale di un'educazione e di una politica che provveda davvero a queste debolezze. Allora, una parte della critica degli ultimi 50 anni ha visto in Grazia Deledda un'icona della modernità anche in chiave di genere. Basterebbe evocare il titolo del lavoro di Balducci del 75, A Self-Made Woman, biografia del premio Nobel Grazia Deledda, o quello di Martha King, Grazia Deledda, A Legendary Life. E più recentemente in Italia Rossana De Dola, Grazia Deledda, I luoghi, gli amori, le opere. Oppure Maria Elvira Ciusa, Grazia Deledda, Una vita per il Nobel. Ciò che appare leggendario, o comunque eccezionale, alle autrici di numerosi saggi, è lo svolgimento della vita di una giovane donna che, partendo da una periferia remota del Regno d'Italia, si inserisce progressivamente, partendo cioè dal ventre molle dell'editoria periodica, e cioè dalla collaborazione con le riviste per signorine di Edoardo Perino a Roma, sino ai più autorevoli livelli della stampa del tempo, cioè la Nuova Antologia, Natura e Arte, Il Corriere della Sera. Nella prospettiva di Balducci, di King e più recentemente di Maria Elvira Ciusa, ciò che fa di Grazia Deledda,
un'ammirevole eccezione è la naturalissima conciliazione di due modelli di donna, che più di consueto sembrano divaricati, diversificati: la donna che giunge ai più alti livelli del suo campo con le proprie forze soltanto, cioè il Nobel, è solo uno dei passaggi di una filiera di tanti altri successi meritati precedenti, e poi la moglie madre, ineccepibile. Andrà ricordato che Grazia Deledda diventerà prestissimo un pilastro per la sua famiglia d'origine e non smetterà mai di prendersi cura delle sue sorelle. Insomma, allo sguardo contemporaneo, cioè alla nostra sensibilità, appare una meravigliosa figura di transizione, capace di contenere e onorare insieme le più moderne e le più antiche attese. Eppure, la scrittrice, in più occasioni, sia private che pubbliche, ha esplicitamente manifestato posizioni fredde o distanti dalle convinzioni che animavano l'impegno dei movimenti delle donne più avanzati. Sul valore del femminismo sotto l'aspetto intellettuale e sotto l'aspetto sociale, Grazia Deledda viene intervistata nel 1911. A 3 anni dal Congresso delle Donne, un congresso molto importante del 1908, che aveva generato un intenso dibattito sulla stampa. In occasione di un'inchiesta promossa dal Circolo di Mesagne di Brindisi, e la risposta è interessante. Grazia Deledda a quelle due considerazioni sul valore del femminismo sotto l'aspetto intellettuale e sotto l'aspetto sociale risponde: per rispondere alle due domande sul femminismo occorrerebbe che io avessi una profonda conoscenza delle principali questioni sociali che agitano l'umanità e anche una grande preparazione sulle grandi questioni civili ed economiche. Io scrivo romanzi e novelle. Questa è la mia specialità. Trovo giusto e bene che la donna pensi, studi e lavori. Sarà pur vero che, come specificano i redattori di quell'inchiesta della Nuova Antologia, l'inchiesta era assai generica e non poteva che ottenere risposte generiche, ma nella sua genericità la risposta di Grazia esprime una posizione molto chiara: la questione dell'emancipazione della donna è affare da specialisti, economisti, sociologi, non riguarda scrittrici e scrittori. Il singolare collettivo, la donna, trovo giusto che la donna pensi, studi e lavori, quel singolare collettivo della frase finale, la donna, farebbe pensare a un diritto allo studio e al lavoro che ci si deve guadagnare da sole, di volta in volta e senza rumorose manifestazioni. Come ulteriore prova della freddezza con cui Grazia Deledda guardava il fenomeno delle organizzazioni femministe, si può portare una lettera ad Andrea Pirodda, un po' più antica, del 1893. L'esempio è certo meno stringente del precedente, sia perché è precoce, è troppo presto, Grazia Deledda non era ancora celebre, e dunque si colloca in una fase in cui la scrittrice nuorese non ha ancora la solidità che invece avrà nel 1911, sia perché è un esempio che è collocato nel contesto di una corrispondenza che è privata e amorosa. Nell'interpretazione dell'affermazione netta di Grazia Deledda, e cioè che della emancipazione della donna non le interessa un fico secco, dobbiamo tener conto del condizionamento che può gravare su una corrispondenza finalizzata al matrimonio, in quel contesto storico e culturale e in quella fase della relazione tra i due amanti. La compilatrice della lettera pensa probabilmente di dover fornire garanzie di mansuetudine all'interlocutore. Nonostante tali posizioni decisamente conservatrici, i libri di Grazia Deledda in effetti pullulano di voci femminili, spesso investite di compiti importanti e di responsabilità narrative esorbitanti rispetto a quanto accade nella più gran parte della narrativa del tempo. Le donne sono protagoniste in un gran numero di romanzi e di novelle, da Memorie di Fernanda, che è il primo romanzo,
alla Chiesa della Solitudine, che è il romanzo di chiusura del 36, dell'anno della morte, e occupano spazi rilevantissimi le donne, anche quando a governare l'azione sono personaggi di sesso maschile. E si pensi al ruolo di Maria e Sabina nella Via del Male, determinanti in ogni snodo dell'intreccio, oppure alla madre che abbiamo evocato anche ieri e stamattina, di Treves del 1920, dove Maria Maddalena, con i suoi pensieri, con le sue parole, con i suoi pochi atti, occupa il centro del romanzo e ha il gravoso compito di innescare e sciogliere drammaticamente l'intreccio romanzesco. Se potessimo convocarle tutte insieme, sincronicamente, queste donne, ci apparirebbe una notevole galleria eterogenea: bambine, ragazze, anziane, pusillanimi, implacabili, sagge, belle, brutte, adultere, caste, ricche, borghesi, plebee, bionde, castane, brune, una specie di catalogo apprezzabile anche sul piano tipologico. Ma la quantità di eroine e il loro ruolo narratologico non basta a dire quale sofisticata operazione compie Grazia Deledda nel campo della competizione sociale tra i generi. Sappiamo che la scrittrice, fin dai suoi esordi, ammirava e seguiva gli insegnamenti delle discipline positiviste e perciò riteneva che la storia biologica di ciascun individuo condizionasse potentemente non solo i tratti fisici, ma anche il destino sociale delle persone e dei personaggi. Emblematica in tale direzione è una specie di voce del sangue che segna i personaggi del secondo romanzo, Stella d'Oriente. Il libero arbitrio nell'impianto di queste discipline ha margini di manovra strettissimi. Ma quando c'è, nei romanzi più fortemente tributari dei modelli dell'antropologia positiva, cioè quelli realizzati entro il primo decennio del Novecento, il libero arbitrio è quasi sempre esercitato da figure femminili. Si pensi alla catena di decisioni prese razionalmente e responsabilmente da Maria e Sabina nella Via del Male, dedicato proprio a due giovani studiosi legati alle teorie di Lombroso, Paolo Orano e Alfredo Niceforo. E per contro si pensi al naufragio ininterrotto di un personaggio maschile come Pietro Benu, protagonista del romanzo, segnato da tare ereditarie e quindi costretto in una dimensione pre-sociologica e prigioniero di pulsioni animali, ferine, irrazionali. Allora, in una scrittrice nutrita di romanzi naturalisti, soprattutto quelli di Zola, e di romanzi psicologici, soprattutto quelli di Bourget, il modello lombrosiano, che pare ineccepibilmente applicato nella costruzione dei profili maschili, non funziona altrettanto bene sui personaggi femminili. E ciò appare con tutta evidenza, l'esperimento lo possiamo fare bene solo in casi del genere, se valutiamo che cosa accade quando un'eroina viene rappresentata in relazione alle sorelle, cioè le sorelle, creature che non solo condividono il corpo, l'hardware, i tratti somatici, il patrimonio biologico ereditato, ma condividono, essendo sorelle, anche parti rilevanti del software, cioè di tutto quello che chiamiamo cultura. Lo condividono, così come condividono i tratti somatici. Con una certa dose di approssimazione e con una certa dose di altrettanta audacia, credo di poter affermare che il grado di somiglianza fisica e comportamentale dei personaggi femminili messi in relazione nei romanzi risulta inversamente proporzionale alla prossimità familiare e biologica, cioè più sono vicini i personaggi a livello di relazioni familiari e meno si assomigliano le personagge più che i personaggi. Le sorelle, in senso stretto, sembrano consentire alla scrittrice di indagare il mistero dei diversi destini di individui che portano la medesima materia biologica e che sono inseriti nel medesimo milieu geografico e culturale, e di valutare dunque, dentro la letteratura, ma anche dentro la propria biografia, l'efficacia del talento individuale coltivato metodicamente
il peso delle diverse esperienze e della diversa indole dei personaggi. Le sorelle, in senso stretto, sono rappresentate spessissimo come mondi distanti, come poli che si respingono. E allora non funziona il modello positivista, perché si dovrebbero assomigliare anche nel destino. Già nel primissimo racconto pubblicato da Grazia Deledda, 1888, quando la scrittrice ha 17 anni, Sangue Sardo, il ritratto di Michela e di Maria servono alla narratrice per condurre un discorso con evidenti risvolti metaletterari e anche sociologici. Se Michela è bruna, Maria è bionda. Se la prima è ambiziosa, la seconda è del tutto serena nella sua misura mediocre e nel suo destino domestico e paesano. E tali sono queste due sorelle perché l'una è moderna, e cioè tormentata dalle letture francesi. In particolare qui c'è la Thérèse Raquin d'Isola come sottotesto, tanto quanto l'altra è arcaica e mite per via delle sue passioni anacronistiche per i romanzi storici di Scott. Ma si badi, modernità e tradizione possono avere due paladine, letteralmente l'una armata contro l'altra, perché la narratrice pretende di dichiarare la sua distanza da un genere, cioè il romanzo storico, che per varie ragioni nella Sardegna del tardo Ottocento conosceva una anacronistica e nuova giovinezza. La polare diversità delle due deriva evidentemente contro il modello positivo da fatti culturali e non genetici. Non possono essere diverse due sorelle geneticamente, possono essere diverse solo a livello culturale. Perché la vicenda è tutta costruita nello spazio della letteratura e con materia tutta letteraria. Considerazioni analoghe possono svolgersi per i romanzi Fior di Sardegna, cioè di Perino, Roma 1891, in cui si narra la formazione di tre sorelle in un paese denominato X, ma situato al centro dell'isola, o Colombi e Sparvieri, in cui si rappresenta nel remoto e primitivo villaggio di Ronou la radicale distanza che separa Banna e Columba, protagoniste di una vicenda molto simile a questa capitata alla scrittrice e alla sorella Nicolina. A quattro sorelle assai diverse è poi dedicato Canne al vento. Sono Ruth, Esther, Noemi e Lia. Le prime tre accettano la tirannica volontà del padre di salvarle dalla vita, di preservarle dalla vita, e si rassegnano al regime claustrale della casa del padre. La decisione di Lia è l'unica delle tre capace di esercitare il proprio libero arbitrio, la propria volontà con determinazione e di fuggire, innesca l'azione del romanzo, il libero arbitrio di una delle figure femminili. La scrittrice, allora, per chiudere, puntando proprio sulla diversità dei personaggi femminili, sfugge allo schema deterministico per insistere sul talento individuale, ovvero sulla capacità delle eroine di esercitare il libero arbitrio, esattamente la virtù di cui paiono privi numerosi personaggi maschili, la gran parte dei personaggi maschili, che sono spesso raffigurati in una dimensione animale, istintiva, irrimediabile. E così ho chiuso. Can you hear me? Yes. So, what does it mean for a woman writer born in war in 1871 to be a revolutionary, as the title of Mangini and Pisanelli documentary suggests? I will first start with the social and cultural context that surrounded Grazia Deledda, and then I will focus on one of her latest novels, Il Paese del Vento. In her biography, as was said before, Martha King tells us that Deledda's life was extraordinary. Certainly not because of external adventures. She conducted a modest life, understated, we could say, but certainly because of the tenacity with which she pursued her dreams of literary fame,
notwithstanding the obstacle that she encountered. The obstacles were, first of all, her birthplace. Nuoro was a small town of about 7,000 people, 90% were illiterate, a place she referred to in Il Paese del Vento as a village from the Iron Age at the time. On top of that, the lack of education. She attended 5 years of school, more than what other women could do at the time. And then she simply read all the books that she could find in her home library. And this was certainly extensive readings, but not with a clear context or perspective. And finally, Italian was not her native language. So at a time when even reading novels was potentially a sinful activity for a woman, and women were supposed to live exclusively private lives, the fact that Deledda was reading, writing, and even publishing romantic novels was really a scandal for the family and her townsfolk, and actually threatened to ruin any prospect of marriage. Bombarded by criticism, Deledda shows extraordinary confidence and self-awareness. She says, "I'm not at all like the other Sardinian girls because I feel all the modernity of life. I'm very brave." And more. A girl who for months at a time goes without leaving the house, without talking to anyone outside the family, locked up in a happy house, but on whose street no one passes, whose horizon is closed off by gloomy mountains. No friends, no pastimes, no admirers, nothing. Luckily, in 1899, Deledda was allowed to visit Maria Manca, who was the editor of a popular magazine in Cagliari, and there she met Palmiro Madesani, whom she married, and with whom then she moved to Rome and left Nuoro. But even in the capital, Deledda had to face the bitterness of many who couldn't simply stomach the success of a woman writer. In his novel, Suo Marito, in 1911, Luigi Pirandello gives a sort of bitter account of a woman writer and her subservient husband, supposedly a portrait of Deledda and her husband. And this, we should think, it was not an isolated case. The hostile attitude of male critics was denounced by other female writers. For example, Neera says, male writers were celebrating a woman writer as long as she could be considered a harmless, entertaining toy. As soon as the competition would become serious, sexual difference became a reason for increased rancor. Similarly, the Bolognese Tomasina Guidi, born in 1833, denounced, "A woman writer is feared, looked down upon, subject to irony, contempt, lack of respect. Women writers are dogged by unreasonable, general hatred." In fact, literary critic Luigi Capuana reported a conversation in which his colleague, De Meis, denied any originality to women writing. "Intellect and imaginations are male prerogatives," he said. At the origin of such negative attitudes towards women writing was a theory that women were intellectually and physically inferior, a theory that was advanced by scientists such as Mantegazza, Lombroso, or Guglielmo Ferrero. But even as late as 1948, Benedetto Croce identified the limit of many women writers' work in a sort of spontaneous immediacy, lacking formal education, intelligent planning, which characterized the male artistic production. So that's why also Deledda probably was not part of our education in Italy until at least the 70s, I think. And interesting, I think, we know that Deledda supported women's suffrage and divorce. In 1908, she participated with Maria Montessori in the opening ceremony of the first Congress of Italian Women in Rome. But again, she denied really a feminist. "I believe, quote, I'm neither a feminist nor a worldly person." On feminists, she answered briefly, "I find it well and good that women think, study, and work." Deledda's statements were certainly not openly aggressive, but I think that a close reading of one of her less studied novels, Il Paese del Vento, which was published in 1931,
clearly demonstrates the Leda concern over women issues, among other things. The novel is about a young couple who decides to spend their honeymoon in a seaside town. And here the bride, Nina, who is protagonist and narrator, unexpectedly meets Gabriele, an old passion of hers who is now dying of tuberculosis. And while the plot is straightforward, the focus of the story is Nina's complex psychology and her journey toward maturity. The narrator recollects her secluded upbringing in a patriarchal society, her living isolated in a world of fantasy with a neurotic denial of all the corporeal aspects of life. Nina's journey towards self-awareness and the acceptance of life in its wholeness is expressed metaphorically through what I would call a re-education of the senses, in particular the sense of smell. And so the protagonist's perception, including olfactory perceptions, map the development of a female identity, her final embracing of the corporeal aspects of life, and love, and most humble dimensions of life. The contrast between reality and the protagonist's imagination is represented symbolically by two male figures. On the one hand, the husband, a protective figure leading the still immature wife to the tangible joys of marriage and sexuality, and then Gabriele, the childhood lover, who represents abstract fantasies, intellectualism, and repressed desires. The letter consistently contrasts the bodily dimension of life to toxic, deceptive dreams through sensorial metaphors and other descriptive elements. On the one hand, the tangible scent of consummated love. On the other hand, imaginary perceptions linked to Nina's repressed desires, such as the family bishop aroma of sanctity. The joyful vitality of the corporeal dimension is also symbolized through the material details of everyday life, her husband's toiletry, toothpaste they share, Nina's shining teeth, as opposed to Gabriele's contagious breath, the joyful pleasure of eating, as opposed to Nina's refusal as a child to be seen eating in public. And so I think Il Paese del Vento stands out as a tender parable of conjugal love, as the exaltation of the humble aspects of life, full of joy and responsibility in contrast to the misery brought forth by intellectualism and repressive ideals. La Gioventù Femminile of Azione Cattolica warned that the Leda passionate stories were not really a good reading for girls because they may have inspired excessive fantasies. But Il Paese del Vento actually is an answer to that. It denounces the abstract rhetoric of the romantic ideas that combined with a repressive, backward society, corrupt a woman's upbringing and threaten to ruin her ability to build a constructive life. If not openly feminist, the book stands as a commentary on the situation of women at the time when the Leda was writing. The Leda's striking modern re-evaluation of the corporeal dimension recalls the sanctis ideas of rejecting abstract ideals in order to allow a larger role to men instinctual forces to reconstruct post-unification Italy. The Leda's immediacy, her attention to the material and everyday aspects of life also demonstrate a desire to communicate things that are relevant to her readers, outlining a different aesthetic from that of Gabriele D'Annunzio, who was very popular at the time in Italy. And so not coincidentally, I think, if nomina sunt consequentia rerum, the character Gabriele, symbol of empty and sick ideals, she calls him il mio ideale malato, he bears the same name as the poet Gabriele D'Annunzio. So the Leda critique of a culture imbued with harmful ideals at a time when Mussolini was appropriating the exalted rhetoric and even gestures of D'Annunzio is provocative and transgressive. It denies the image of the Leda as an apolitical writer. One episode demonstrates the Leda's cold attitude toward the regime.
It is known that after receiving the Nobel Prize, she was she met with Mussolini, and afterwards she was asked by she was asked to write in favor in support of the regime, and her answer was, "Art is not political." Immediately afterwards, her work was ordered out of bookstore windows. So Nina's journey towards self-awareness, her embracing of life in its wholeness, is strikingly similar also to that of Cristiano, the protagonist of Il Segreto dell'Uomo Solitario, with which Deledda, as noted by Margherita Heyer Caput, with which Deledda questioned D'Annunzio's interpretation of Nietzsche's Ubermensch as superuomo, the two novels offer an implicit critique of a culture imbued with intellectualism and repressive moral norms. So I think that this fascinating novel, Il Paese del Vento, sheds light on complex and transgressive subtexts, Deledda's courage in dealing with issues related to women's sexuality and the struggle for independence, even though within the traditional sphere of marriage, her original rendition of Nietzsche's as a critique to a cultural context which imposes the denial of the body, and her implicit and foreboding disapproval of a political atmosphere which obscures the individual conscience while promoting false and exalted rhetorics. Buonasera a tutti e tutte. Thank you so much for including me on this occasion. It's a grand occasion to speak about Grazia Deledda, a woman whom I admire, and to be among my esteemed colleagues. A special thanks to Valeria Orani back there. So the title is Grazia Deledda from Ireland to Continent and Never Back Again. And the talk that I will give today is a very short version of a chapter in this book, which came out in August of this year. The title is Women Writing Race, Nation, and History. And the subtitle is Native, capital N Native, and small case, lowercase N Native. So the chapter includes sections on the distinction between time and history, and has four sections: lineage, land, learning, and labor. So lineage refers to blood relations, heritage, and ancestry, land to the ownership or dispossession of land, as well as to the emotional ties to that land, learning to the informal and formal education that brings Deledda into Italian history and letters, and labor to the lifelong work for her beloved Sardinia. Today's talk will just focus on the distinction between time and history, and this may be a little bit new to some of you. I've chosen to pay respect to this section on time and history because we are celebrating the 150 years, which is the relationship between time and history. So Grazia Deledda was born in the same year that Rome was formally declared the capital of the Kingdom of Italy. Her entire literary work focused mostly on her land of birth, Nuoro in Sardinia, and was largely written in Rome. She won the Nobel Prize for Literature in 1926 for Italy and was celebrated by Mussolini, the fascist leader of the nation. This very brief biography of one of the most under-addressed writers in a national literature reveals a critical disjuncture between Deledda's experience of native and her public perception of herself, her status as native. So native of Sardinia or native of Italy? The fact of her birth in Sardinia did not make her status as a native there invincible. Deledda records in her diary, quote, "I am no longer offended. I am ashamed. That's all there is to it. I am ashamed that there are Sardinians so petty that they think of me as a personal enemy. Such is their envy and anger." While living in Rome, which is 36 of her 65 years, Deledda visited Sardinia in the summers. Despite the rejection by Sardinians, in her recognition of her connection to them, Deledda declares,
quote, "And in spite of everything, I continue to love Sardinia." Added to this was the condescension and ridicule heaped upon what was perceived as parochialism by continental Italians who considered themselves urban and cosmopolitan intellectuals. One such critic, as Chiara has already pointed out, Luigi Pirandello, who was himself awarded the Nobel Prize in Literature in 1934. Mussolini co-opted Deledda's fame as a Nobel Prize winner as symbol for fascist Italy, making her identity as Sardinian invisible. Her island held a similarly conflicted status, colonized successively by various forces across its history, and in the modern era, neglected, but also surveilled for dissidents. So by this I mean one of the most prominent dissidents is Antonio Gramsci, who is a contemporary of Grazia Deledda, also a Sardinian. Deledda's position at the confluence of these political and cultural geographies exposes the contingency of nation-making and the strategic contextualization of native as both specific and universal. Three perspectives converge upon Deledda's nativeness: the local, the national, and the universal. The Nobel Prize, one of the symbols of the national made universal, was awarded to Deledda, as the citation put it, quote, "for her idealistically inspired writings, which with plastic clarity picture the life of the native island and with depth and sympathy deal with human problems in general." The citation itself shuttles between the local and the universal, significantly using, quote, "her native island" to signify Deledda's actual roots. The Daily Journal Aftonbladet asked Eric Axel Karlfeld, the secretary of the Swedish Academy, which grants the Nobel Prize, if nationality or gender was a factor in the Nobel Prize committee's choice. And he responded, quote, "nationality somewhat. The gender of the candidates, of course, plays no part. While it may not have influenced the prize committee, my chapter in the book shows how gender plays a large part in Deledda's positioning as a native." Deledda's singular voice is outnumbered, if not almost drowned out, by the clamor of male historians, sociologists, anthropologists, and literateurs. Both Sardinian and foreign, emerging sciences of criminology, sciences in quotes, of criminology and sociology, as well as literary observations, taking Sardinia as an object of inquiry and exploration, define the eras of Deledda's adolescence and young womanhood. Such publications as Cesare Lombroso's L'Uomo Delinquente, The Delinquent Man, Alfredo Niceforo's La Delinquenza in Sardinia, Delinquency in Sardinia, and D.H. Lawrence's Sea in Sardinia, determined how Sardinians were presented to themselves and to others. Both types suspended Sardinians in time as inhabitants of a primitive life segregated from modernity. These two discourses also served, as well as conveyed implicitly and explicitly, national idiom about citizenship, depicting Sardinians as counterfigures to the model of the Italian citizen subject, who was constructed as the rightful inhabitant of history, one who was invested in the fascist rhetoric of a wondrous future. As is evident in these analyses and in the narratives, the racialized and ethnicized identities of Sardinian islanders and Italian mainlanders are hierarchically slotted into time and history, respectively. Deledda's concentration on Sardinia reframes that same local and specific focus as the locus of the universal. Deledda declares her mission regarding her understudied and misrepresented birthplace. She says, quote, "I have put every strength I have into it. My knowledge of human nature as seen in reality, my study of the passions of the Sardinian character, and my love for this corner of an unknown land." Here, unknown implies that Sardinia can only be understood accurately when a native represents it, to counteract the relegation of Sardinia to an atemporal existence. While living on the island in her youth and residing on the mainland in her mature years, both geography and narrative become subject to a continuous negotiation between time and history. Deledda experienced a complex tension between subscription to masculinist hegemonic terms that characterize Sardinia
and creating her own terms of portraying her native land. Her early career was influenced deeply by her participation in the monumental project launched by the famed Italian Orientalist linguist Angelo De Gubernatis, whom our colleagues have referred to. She collected popular traditions in various regions of Italy, in Sardinia, actually. It would seem that she exoticizes and stigmatizes her own island in her early work called Tradizioni Popolari di Nuoro in Sardegna and Racconti Sardi, which record Sardinian stories, legends, myths, and folklore. In this initial phase of her character, her ambivalence is evident in her own words. On the one hand, in Tradizioni Popolari, Diletta defines Nuoro's modernness in having artists, poets, scholars, writers, and she rejects the exaggerated depictions of its quote-unquote backwardness on the Italian mainland. On the other hand, she writes that she wanted to marry, to go to and places of civilization, namely Rome. However, Diletta's early works produce another version of time, presenting Sardinians as both creators of their own history as well as timeless in the enduring nature of their society. In her view, Sardinian culture is self-generated and self-contained, an immutable force with a history of its own, an autonomous timeline that is never quite subsumed into Italian national history, even as Sardinia is involuntarily conscripted into Italian modernity. Linking her narratives most directly to Sardinia's interpreters such as Lombroso and Niceforo, Diletta says about one of her own novels, Ledera, which was featured last night, that she was worried they would be annoyed because she's too sympathetic to the depiction of the quote-unquote Sardinian delinquent types. Picking up the language of the sociologist and anthropologist deliberately, Diletta conveys an awareness about the stereotypes and mounts a defense of her craft. The statement above culminates in a firm claim to history by removing the exotic strangeness of Sardinia and universalizing its significance. I haven't finished, I'm just... to make such bold statement takes all the moisture. Taking another approach to that same claim to history through a redefinition of time, Diletta gives voice to her own sense of belonging and of Sardinia's part in modernity in a small piece called Per Riflesso. I'll read it in English first and then in Italian. The world is moving on. Over the sea and on the continent, men want to become all equal. In 20 or 30 years, perhaps less, there won't be any rich men and any or poor men. All men will work and all will have enough to live comfortably. Also here in Sardinia, this law will arrive. Il mondo cammina, al di là del mare, in continente, gli uomini vogliono diventare tutti uguali. Fra 20 o 30 anni, forse prima, non ci saranno più né ricchi né poveri, cioè tutti gli uomini lavoreranno e tutti avranno da vivere comodamente. Anche qui in Sardegna arriverà questa legge. The majority of Diletta's literary career, 36 years, is situated in Rome, the same imperial metropolis that was the source of stereotypes about Sardinia belonging in the annals of time. In the context of the distinction between time and history, Diletta describes old Rome and the future Rome in the same terms that she uses to represent Sardinia, dwelling on the feelings that she will experience, quote, the passions, the greatness and cowardliness, the sorrows and joys of the city that is not now but tomorrow certainly will be. In this sense, she's forever a native, writing in self-imposed exile, of her land, but not on her land. In her statement above, the connections between native, citizen, and subject appear indisputable and seamless, at least to Diletta. While her status as a writer who was ultimately celebrated in both Italy and Sardinia appeared to guarantee her the rights and liberties of being a citizen, two related elements qualified her standing. One, her own insistence on being Sardinian, not Italian, and two, others' receptions of her as a permanent outsider to the hegemonic Italian literary canon, included in it only by the patronage and generosity of those in power. In one sense, Diletta's position appeared to be inevitable in that there was no actual option to taking on the mission to represent Sardinia.
The alternative was to remain without identity or to be absorbed into the nation state without claiming her own terms in describing her cultural origins. To end with Dalida's own words, first in English and then in Italian. Yes, I love Sardinia very much. I can even say that it is my greatest love. Its land, its mountains, its sky. I love it in my mother, in our life, our customs, and I want to do everything to describe it and make the continentals love it. Sì, amo molto la Sardegna. Posso anzi dire che è il mio più grande amore. L'amo nelle sue terre, nei suoi monti, nel suo cielo, nel mio madre, nella nostra vita, nei nostri costumi. E vorrei, non so, vorrei fare tutto da me per illustrarla e farla amare ai continentali. Thank you. Thank you. I want to introduce you Leide Porcu from Comites. Please come. That will moderate the Q&A now. So thank you, Leide. Thank you very much for having me here. Thank you. And I invite all the speakers here. We have four wonderful papers here. I was so happy to read these papers ahead of time. And of course, I don't know much about Grazia Deledda. I should know more, but I realized that a model like this would have been so important for women growing up in Sardinia. She was there, but I personally, and so many like me, didn't know the value of this. So we contribute to put her down and not even study her because other things were more hot, let's say. So this was a great opportunity for me, and I don't want to take too much of the time because I want to open comments from one paper to another and to open to the audience. Also, there are so many experts in the audience that spoke yesterday, and maybe also their intervention would be important. I want to make two comments and two questions where maybe you guys can answer, and also maybe people from the public. One is that I, because of my background, I'm not like a Grazia Deledda scholar, I see her as a quintessential internal immigrant. Is her story, what we heard from you guys, is what I hear from many of my patients. I lived myself and many of my friends lived. This being neither here nor there, a fish out of the water, and at the same time, going very much above and beyond. So it's interesting to have this model, and it, she could be such a great, she's a great trailblazer and could be a mentor also for new generations, not only for women, but also for the new categories of vulnerable people like trans, LGBTQ+, all the people, all the immigrants. So I would like to ask you, if there is any quote, any thought, if she was here in this particular historical moment, what could she say to the community and the vulnerable people of the present? Okay, in Italian? Yeah. Okay. Una domanda estremamente interessante che racchiude in qualche modo tutta la figura di Grazia Deledda. Io durante questo 150esimo genetriaco, 150esimo compleanno, ho lavorato tanto sul carteggio, quindi sulla Grazia Deledda biografica, che trovo rispecchiata in queste tue parole assolutamente. Il messaggio che può lanciare alle minoranze sono più messaggi in realtà. Come ben ha anticipato il professor Caoci, è evidente che Grazia Deledda parte e torna alla famiglia in una circolarità continua.
tutto ciò che lei conduce anche a livello di rapporti interpersonali, come ho anticipato nella mia relazione stessa, parte sempre da un'esigenza familiare. Quando, e quindi da un microcosmo minuscolo veramente, quindi non solo minoranza, ma proprio qualcosa di ancora più retrivo, la famiglia, riconduce tutto al nucleo familiare, tanto che ricrea a Roma il suo nucleo familiare. Strappare un barbaricino, un nuorese dalla Sardegna era molto difficile. Lei riesce a strappare tutta la famiglia, a portarla a Roma per vivere una quotidianità che è quella di Santo Pedro, ok? In questo modo ha ritrovato un quartiere di Nuoro, sì, scusate, assolutamente, giustamente, non era così ovvio. Il messaggio è che che la famiglia è Fons e Kuhlmann, come per ogni minoranza, il microcosmo più piccolo è proprio l'approvvigionamento primo, okay, in cui si trova il mordente poi per darsi al mondo, okay, anche timidamente, così come ha fatto lei, però nella famiglia trovava, ecco il messaggio è questo, nella famiglia trovava questo approvvigionamento. La sicurezza, anche nei rapporti di amicizia, nei rapporti di sorellanza, che non inteso in senso femminista, ma di sororità, cerca di riportare la matrice che ha vissuto con le sorelle, col fratello, quel rapporto di nutrimento che è quello familiare, e quindi il discorso è sempre una forza familiare che le permetta di essere cittadina del mondo in qualsiasi contesto. Grazie, grazie. Qualcun altro? Ah sì, giusto. Yes. Can you hear me? Yeah, okay. Yes, it's absolutely true what I've been listening. It's, you know, the family as a microcosm becomes exactly recreated similar situation with what you have been describing. Thank you. So she translated. Okay, anyone else want to say something about this? Thank you. I think the last part that I read out from my paper, the land. So there's the land and then there's the people. And as you said, I think the focus on the family as the source of strength, and also to create strength for the family by moving them to Rome, right? So that creates a parallel to the history of other immigrants who do the same thing. The family is the source of the strength, and the family is transported somewhere else. But I think also there's the connection to the land. So in the first part of my talk, I focused on other Sardinians being spiteful, being envious, being angry about Deleta, right? And she just says, I still love Sardinia in the mountains, in the sky, in my in the land, in my mother, right? So I think that attachment to land, I think, resonates with a lot of immigrants, right? When they're somewhere else, they think of the land, not just the people, but the land itself. The second question that I have is that I would like to know more about the relationship of Grazia Deledda with the criminal anthropologists. Because when I was reading about some of your papers, I was taken aback at the beginning when I was reading that she dedicated a book to Niceforo, and that she used these scholars that are like so disparaging of Sardinia and of women, and as some of you also said, of women writers. So she was using these authors, and I was thinking, why is she using these authors so, putting them at the center of her work? So I was curious about that. I was thinking that maybe she was being, because she looks like she's very pragmatic and she's able to get ahead because she's so pragmatic, and she's also very diplomatic. So maybe she was nodding to Niceforo that way. And then I kept on reading, and some of your paper were talking about how men take that role in her work and not women. So men represent the instinctual and women transcend, which is something she reverts the typical way of seeing men and women. That is said, like with the Sherry Horner, the anthropologist, men are to culture as women are to nature, and she reversed it completely.
So I was thinking, maybe she is using a dialectic here, and she is accepting these theories, but then reversing them from the inside and breaking them down one male character at a time. And so I was wondering, how identified is she with these theories? Allora, sì, la domanda è rivolta specificamente al mio paper, immagino. No, sì. Sì, ha citato anche lei una questione rilevante rispetto. Allora, lo schema non è senz'altro che lei utilizzi i modelli positivisti per contraddire i modelli positivisti. Lei è d'accordo con i modelli positivisti, come buona parte dell'intelligenza europea, like non solo italiana. Era la scienza nuova. Tutta la scrittura dei veristi o di alcuni realismi europei, i veristi lavorano sul modello, i naturalisti francesi lavorano su un modello euristico di quel tipo lì, su un modello di conoscenza. Quindi lei è perfettamente d'accordo. E poi con Nicefaro e Orano, lei ha un rapporto di amicizia, si recensiscono a vicenda. Quindi c'è anche un'implicazione di questo tipo, ma a loro dedica proprio la via del male. So they are friends and they correspond with each other. And she devotes per manifestare la sua adesione a quello che loro rappresentavano. Tuttavia, poiché ha una cultura diversa e poiché lei non è una scienziata, con la letteratura fa un'operazione solo sul genere femminile, in un certo tempo, in una certa cronologia, solo sul genere femminile, non riesce a essere positivista. So she's not able to be positivistic. E quindi inconsapevolmente agisce in modo sovversivo rispetto allo schema. So she reacts as a subversive person. Come succede anche ad alcuni veristi francesi, alcuni veristi siciliani, catanesi, più specificamente. So she buyed the idea that Sardinians were inferior criminals, all these things, she bought them. Erano convinti che quella fosse assolutamente la verità, cioè che alcune razze fossero inferiori. That some races were inferior, so all Sardinians were criminals. Allora Nicefaro avrà una storia, un'evoluzione che lo porterà anche lontano dalle posizioni di Lombroso. Ma vorrei ricordare che Orano diventa uno degli anticipatori delle leggi razziali italiane. Orano will become negli anni 30, quindi cioè fa una carriera grossa questo. Supporting racial laws. Il primo libro sulle leggi razziali, quello che poi Mussolini adotterà, ma anche in campo giuridico succede questo. Enrico Ferri, il capo della rivista più importante d'Italia, la rivista di diritto penale a Roma, viene incaricato di riscrivere il codice penale italiano da Mussolini direttamente. Was asked to rewrite civil law. Alla fine degli anni 20, quindi in diverse cronologie agisce questa convinzione che quello è un modello di conoscenza. Su base fisica tu ricavi il destino di chiunque, è comodo, no? Lo guardi e sai che destino avrà. I just want to say, even as for women writers, I think that this kind of ambivalence was very common. Even Serao, for example, she had a great career, she did everything she wanted in her private and also public life and in her career, and yet she was clearly against women votes because she was thinking that women were not able to reason, that they would just vote what the husbands would tell them to do. And so it's a way maybe of internalizing what was a common cultural milieu, but also maybe a way to enter this kind of the discussion, right, in a patriarchal society which was dominated by male colleagues, basically. So thank you very much. Now I open to the audience. Is there any questions?
anti-feminist because of her declaration. And also when we teach that, I feel that, I mean, we should be very sensitive and judge her through her books and through her writing. That is what she's thinking. I think she's compromising. I think she loves Sardinia. And I think she's trying not to put herself too much against the country, against the women, against the men. So she says, I don't want to enter there. But then read my books, and from the books it's clear. And so I, all the time when we talk about the Letta's feminism and when I hear people say she's anti-feminist, I feel a little bit disconcerted about it. So yeah. I don't know how, if when you teach the Letta, if you, you know, perceive that. I just wanted to say that I think to talk about feminism is also a term that we use today, and we have to think in terms of her time. And this was a nascent women movement. It wasn't at all mainstream already. So we have to think about that. Yeah. Sì, io ho una posizione abbastanza netta su questo. Allora, siamo abituati a considerare un modello movimentista di acquisizione dei diritti. Cioè, pensiamo che i diritti si acquisiscano secondo gruppi, secondo lotte o di classe o di gruppi sociali. Non è l'unico modo. Yeah. Non è l'unico modello di battaglia politica. Esiste un modello liberale. Il modello liberale è quello a cui aderiscono molte donne del movimento delle donne del tardo Ottocento. We also have the liberal movement, and that's where many women would look at. A quel tempo in cui le donne non votavano. At that time, because women could not vote. Gli unici sostenitori del diritto di voto delle donne erano i mazziniani, gli unici, perché gli altri ridevano. Nei primi anni dell'Ottocento, proprio ridevano ogni volta che si proponeva di allargare il diritto di voto alle donne, ma i mazziniani no, erano convinti che fosse ragionevole. So the Mazziniani were convinced that was non solo ragionevole, thing to ask, ma ovvio. But obvious, perché well. I diritti non stanno in capo ai gruppi, secondo because il modello liberale, agli operai in quanto operai, alle donne in quanto donne, do not belong to, agli individui in quanto individui. To groups, but to individuals. Ma e la risposta di Serao e la risposta di Deledda a queste istanze è sempre il singolare collettivo. Io credo giusto che la donna è collettivo, ma è evidente che c'è una cultura di quel tipo che agisce in loro. Ce ne sono tante, adesso non abbiamo tempo, ma gli anni 70 ci hanno insegnato invece l'altro modello e basta. So at that time there was no notion of intersectionality, so they weren't thinking about all the different ways in which people cannot get ahead. So they were just single people trying to get ahead. È impossibile, noi lo sappiamo, è un'utopia, come ogni battaglia, immaginiamo. Ma è un'idea bella quella secondo la quale i diritti sono in capo a ciascuno di noi, a prescindere da quello. It's really a cool idea to believe in that. È un punto d'arrivo, diciamo così, un'utopia bella. Kind of è bella anche l'altra, ma poi noi sappiamo che pragmaticamente, almeno questo è ciò che so io, terms, le battaglie si fanno in gruppo, altrimenti si perdono. Really, carried out in together. Ma non possiamo attribuirlo a Deledda in quella cronologia, perché lei gli anni 70, no, quello che noi abbiamo acquisito, come diceva la collega, non lo sapeva. Anzi, non era neanche all'ordine del giorno, era lontanissimo. Yeah. What we've learned is obviously far from, you know, from the letter. What happened later? Well, she also had to manage so many different things, including finding a publisher, not scaring her public, having, you know, l'Azione Cattolica who says her books shouldn't be read by girls. That's a problem, right, for a woman writer. So you really have to be careful how you move, what you say in public when you release an interview. And then, yes, her books speak, but also she had to manage a lot of diplomacy. She was very diplomatic. Yeah. So.
You recall the episode when she came back from the Nobel Prize and what happened with Mussolini. My question is, but earlier I understood that the relationship with Mussolini and with the fascism in general were not so confrontational. Am I wrong or right? Yeah, actually, I think that she was kind of distant, but she was also, she was distant in a way, but I think that she did try to have a sort of neutral position, and she certainly was supporting, or that was to get the Nobel Prize and everything, so she didn't have a confrontational, she wasn't confrontational, that's for sure. But I think that at the time, a lot of people were not. Right, yeah, a lot of people were not. And I think that perhaps, I don't, maybe it's my interpretation, but I think that in the novel, there is a kind of distancing or critique of a certain kind of atmosphere, theatricality, or that she's, and she's trying to offer a different perspective in a very implicit way, maybe hidden, maybe symbolic if you want, but I think it's already something. Any other question? This is a question for Sorita Sarkar. Talking about Mussolini, you mentioned that Mussolini made Deleda a symbol. What kind of symbol? So Mussolini's project was to create a national identity. The idea of marginal communities, which were seen as backward, right? Deledda gets the Nobel Prize. The citation says for Italy, but she wrote only about Sardinia, right? So that's the question I bring up in the talk, is a native of Sardinia or native of Italy? So Mussolini's project was to strategically use the Nobel Prize because it cited Italy and draw out the part that he could exploit for his purposes and make Sardinian identity invisible because he never mentioned Sardinia in that project, right? So making her a symbol and the negotiations that she had to take in order to stand on that fine line between being celebrated by a man whose politics she did not agree with, I think, and also the fame that Sardinia got from the Nobel Prize, right? The letter said, please release Mannironi, release Gramsci. Yes, yes. So she was active. She was not, I don't think she was so afraid of Mussolini. So she expressed her voice. Don't say excuse me. We are very happy that you contribute. Thank you. We don't really have evidence of that paper. Può essere usato appunto per immaginare una distanza, diciamo così, e poi i testi, come si diceva, ci fanno immaginare delle prese di distanza più che delle adesioni, diciamo. Però non abbiamo documentazione nella quale Deledda esplicitamente attacca il regime. Any evidence of Deledda attacking the regime? Chiedo anche al collega. Sì, questa del rapporto di Grazia Deledda col regime è quella che si dice in latino la vexata quaestio, la grande questione. E,
in realtà, come dire, io posso raccontare questo aneddoto che è documentato. So it's a big question, this in the relationship that Grazia Deledda had with the regime. Che dopo che lei ha vinto il premio Nobel fu invitata after her winning, the Nobel Prize, a Palazzo Venezia da she Mussolini. Was invited, to Palazzo Venezia by Mussolini. E Mussolini chiede Mussolini cosa lei volesse, what she would un desiderio. Liked, what kind of desire she would have. E lei rispose esattamente e chiese la liberazione di un antifascista. To have an antifascist free. So that's what she asked. She asked for freedom. E questo dice in qualche modo this tells us esattamente ciò che si diceva prima. Precisely what we were talking about. Lei fosse una cattolica liberale. She was a liberal Catholic. Che purtroppo deve fare i conti col regime. Unfortunately has to deal with the regime. E non era facile fare and i conti col easy. Regime. E quindi lei costruisce questo rapporto. Builds up this relationship. Certo, i suoi romanzi piacevano al Duce, piacevano alla regina. Her fiction was Mussolini and the regime liked her fiction. La scrittrice preferita dalla regina. And she was the favorite writer for the queen. E negli ultimi anni della vita di Mussolini, and in the last years of Mussolini's life, c'è una lettera, there was a letter, in cui Mussolini where he consiglia a Claretta Petacci di leggere i romanzi della that Deledda. She should read novellas, fiction. E c'è anche quest'altro aneddoto, esatto, si racconta che un funzionario del regime chieda alla Deledda working within the regime administration di appoggiare il regime, asks Deledda di caldeggiare le ragioni del fascismo. E lei risponde and she said, she answered, che l'arte non ha un colore politico. Mm-hmm, the arts does not have a political, color. Da quel momento, so since then, come dire, molti dei suoi romanzi conobbero un atteggiamento ostile da parte del regime. Uh-huh. Questo we're, è documentato. Seen as hostile. Mm-hmm. Quindi è come dire, una posizione molto complessa che però it was dice a very complicated, situation. Che lei non fu assolutamente una scrittrice che appoggiò le ragioni del regime. So, fa i conti col regime, uh-huh. So, deve governare, gestire it shows that she was not really supportive una dittatura. Of the regime, but, instead she had to deal with it. Certo. È il microfono. Perché ci aiuta anche one la cronologia. Thing. Grazia Deledda è del 1871. So Deledda was born in 1871. I partiti di massa nascono in Italia nei primi anni del Novecento. So political parties were quindi sino ai suoi 30 anni. Emerging in Italy lei the beginning of the vive in uno stato years. In cui c'è un solo partito, so cioè il Partito Liberale. At some point she lives in a place where there's only one political party, the Liberal diviso party, in due orientamenti, sinistra e destra, different wings and orientations. Diversi tra loro come orientamento, so ma c'è un solo modello politico visibile. But there was only one, political model. Gli altri stanno cominciando ad agire sotto traccia, ma quello, quindi si può immaginare l'educazione, tutta la sua educazione si svolge in un contesto che ha solo quel tipo so di orientamento politico. Brought up and educated in this kind of, society. Lei come un'intera generazione, quindi questo ci aiuta, rafforza forse l'idea di appunto un orientamento cattolico so e liberale. That's probably what strengthens the idea of her being Catholic, and liberal at the same time. Thank you so much for this, historical perspective. Just before we wrap up, can we talk about each other's papers? Like, would you like to address each other's paper, perhaps? Because they're all complementary. Or not?
or not? Yeah. May I have a question? Yeah. So, as a curator of this seminar, I'm very proud to be here with you and to do together with you this part from literature. Yesterday with Professor Dino Manca and the Mrs. Witz, the Witz, Marta and Marianne Witt, the translators of Grazia Deledda, and Simonetta and Angela Guiso. So it was a huge group, very inspiring, and everything in my mind at the land. So how can be a woman as Grazia Deledda inspiring of a contemporary society as we live here in the US now? Because what I think every day in the morning when I get up, because I am a mother too of an adolescent, a teenager, that the world is quickly changed, especially here, especially during the pandemic. So my son, for example, exit from a door in a school inside a society and enter again 2 years later in another society, but in the same school. So now we have to jump in the politically correct form of this new society, and it's very difficult. And I think Grazia Deledda in somehow is inspiring because she could be a lamp, un faro, come si può dire? So, because she's so independent and she surfed on the regime, she surfed in a bridge of societies, many societies during her life, and she was integrate. So this is maybe more a reflection, maybe more a thought than a question, because I don't know if you have an answer, but I wanna just know if we are all in the same path, we of the group. Yeah. And then, of course, the audience. Yeah, adding to that, I think I find Grazia Deledda, I think that she can teach a lot about being reasonable, which is something that when we expect, particularly those who live in New York City, forget that we are a big family, and a family that is made of all these amazing people coming from such different parts of the world. For instance, in my family, a family of three, I only have one child. We can represent easily three nations and two more cultures, okay? And I believe each family made of immigrants is like that. So yeah. It's an incredible richness that we have and that we have to respect. So I think Grazia Deledda can teach a lot about being reasonable and being kind and gentle. And yeah, and I remember which paper talked about all the different levels of taking care of our family, but also then taking care of the community. Precisely, and, yes. Being wanted to be elected for a political position. So I really admired the way she was able to, not to be a prima donna, despite she was such an important figure, like when we were discussing yesterday, that she had to do twice a final for the American version of After the Divorce, because the American people had a specific taste, and she was very pragmatic, and that's admirable. That's yeah. Right, yes, I agree. We can wrap up.
Thank you so much to everybody. And, before we leave, I want to remind that we have the screening of Grazia Deledda La Rivoluzionaria by Cecilia Mangini. She was a great, great director of documentaries, and Paolo Pisanelli. And then you can have also some books. So you, you can ask for order some books, because we don't have here now, but Rizzoli, Libreria Rizzoli, is helping us to allow the books here from the authors present here and from yesterday, and the future issue of the dance necklace too, from Italica Press. And then thank you very much. So it was a great pleasure to have you, and to have this occasion from the committee, from the institutional committee of the 150 years of Grazia Deledda. And for me, as a Sardinian and as a shy person, thank you very much.